Io ti posso dire tutto e ti posso fare anche innamorare e ti posso far capire come mai noi pensiamo che sia quello che in inglese si chiama un game changer nel mercato. Ma se vuoi capire la Rex, allora bisogna partire un po' da indietro, bisogna partire dall'inizio, bisogna che tu sappia tutto di questo percorso e poi vedrai che sarà automatico capire come siamo arrivati alla Rex. Siamo a Coccaglio, ok? Partito tutto da qua. Qui dove venivamo a mangiare, vedi? La pausa pranzo. Questa strada l'avrò fatta un milione di volte, mamma mia. Bei tempi. Via Lavoro Industria, se mi ricordo bene si chiama questa, sì. Lì dove ci sono quelle finestre blu. Lì è la Morgan, era la Morgan, e qui su questa pensilina avevamo messo una scritta Morgan che adesso l'hanno tolta giustamente. Come è cambiato? All'epoca i parcheggi qua erano tutti liberi, perché era il 2008, erano tutte in crisi queste aziende, a metà erano veramente tutte in crisi, noi siamo stati gli unici matti che partivano nel 2008, gli altri chiudevano e noi aprivamo. L'avevamo preso in affitto. Comunque io qui ho dei bellissimi ricordi, perché a me sembrava una reggia e poi mi ricordo invece, ho saputo che i nostri concorrenti dicevano vai a vedere dov'è la Morgan, che si dà in tante aree, in un garage. E anche se eravamo in quattro gatti, qua c'era un entusiasmo, un'energia positiva che niente ci poteva fermare. Noi eravamo gli underdog, ci prendevano per il culo, diciamo che se qui non arrivano al panettone. E invece non ci potevano fermare, perché quando c'è quell'energia lì non è impossibile. Vabbè, comunque anche bel giardino così, ma sono più bravi, noi qui era un gran casino, invece loro che belle piante che hanno messo. A me sembrava una reggia, veramente sembrava una reggia, e invece ci prendevano per il culo, fai un po' te. Adesso invece c'ho la macchina da spaccone, vedi? Adesso con la macchina da spaccone me la tiro un casino. Ecco, la posizione secondo me era più o meno questa. Sono passati quasi 16 anni e adesso vi racconto un po' uno degli aneddoti sull'inizio della Morgan. Prima di tutto la Morgan è nata il 18 febbraio del 2008, sono sicura che mio fratello la data non se la ricordava perché è negato per tutte le date, quindi nessuno si offende. Cazzo, non mi ricordo il mio di compleanno, a momenti mi devo ricordare quella dell'azienda. Adesso se mi sente mia sorella che non mi ricordo queste date, si incazza come una pantera e c'ha pure ragione, ma è più forte di me. Quindi una delle prime cose che volevamo fare per comunicare al mondo la nascita di questo nuovo player era contattare quelle che all'epoca erano le due riviste italiane di settore, Tecnica della Confezione, che non esiste più da parecchi anni, e Confezione, che nel frattempo è diventata Techno Fashion, perché pubblicassero un articolo sulla nostra nascita. Naturalmente noi avevamo fretta, loro invece hanno dei tempi di programmazione per le uscite degli articoli molto lunghi, quindi ci hanno proposto di aspettare all'autunno e invece poi siamo riusciti a bruciare i tempi, però ci hanno chiesto delle fotografie e noi gli uffici non li avevamo ancora perché avevamo ordinato i mobili ma eravamo ancora un po' accampati. C'era un ragazzo che lavorava da noi all'epoca, la cui moglie aveva un agriturismo e ci aveva prestato, in attesa che arrivassero i mobili, i tavolini e le sedie impagliate dell'agriturismo, quindi noi lavoravamo così. Chiaro che non potevamo pubblicare una foto con questa ambientazione e allora abbiamo chiesto a Vaifro della Tecno Arredo, dove avevamo fatto l'ordine, di aiutarci, e lui ci ha ospitato nella showroom
la stessa dove siamo oggi, e sia io che Fabrizio abbiamo utilizzato le scrivanie che avevano in showroom per fare la fotografia, che poi è stata pubblicata su questo articolo di maggio del 2008. È un bel ricordo, è una di quegli aneddoti dell'inizio, di questi inizi un po' pionieristici così, che mi fa piacere ricordare. Andiamo a inizio dicembre 2007, il posto era a casa di Fabrizio e ci eravamo trovati in stile massonico in questo sottotetto che era stato adibito ufficio a casa sua. Eravamo io, lui, Federica, rispettive famiglie che in quel momento erano impegnate a ordinare le pizze e in una scrivania che era forse la metà di questa, con questo, chiamiamolo, foglio bianco, che era appunto il mitico business plan che serviva, era quello che serviva fondamentalmente da presentare agli investitori e quindi riuscire ad avere il capitale di startup per l'azienda. Ovviamente un conto è fare un business plan per un'azienda che ha uno storico, che ha già dei costi conosciuti, diverso è farlo per qualcosa che ancora non esisteva, non c'era ancora una sede, anzi si può dire che la prima sede Morgan Tecnica è stato il sottotetto, e anche persino il nome era diverso, perché all'epoca il nome originale era Morgan Technology. Poi pochi mesi prima dell'inizio, anzi forse pochi giorni, è diventato Morgan Tecnica per dare, diciamo, una connotazione più italiana all'azienda. Ed è stato un bel lavoro, perché un brainstorming appunto per immaginare un futuro che in quel momento ancora era ignoto, perché appunto un'azienda nuova, un prodotto nuovo e tutto da costruire, sia nei numeri sia nei fatti. Adesso ti spiego, il primo taglio automatico si chiamava Razor, è nato prima il catalogo e poi è nata la macchina. Ho trovato su internet un ragazzo che si chiamava Gaetano Auricchio, ci siamo messaggiati un po' e ho scoperto che lui faceva le fotografie rendering. Gli davi questo sketch 3D e poi lui elaborava col suo computer a casa tutta la notte e mi tirava fuori una fotografia. Okay. Allora io, insieme ad Andrea Del Monte, che oltre a essere un amico dei tempi università, ad oggi ancora quello che ci segue tutta la parte grafica, la comunicazione, marketing col suo nuovo studio, io e mia sorella andavamo là e avevamo realizzato questo è il numero uno, il primo catalogo del Razor. E quella che vedi era una fotografia rendering del primo Razor statico, che non esisteva. Questo è il numero uno, tanto è vero, lo dimostra il fatto che non c'era ancora il logo vero, c'era la prima bozza di logo. Sta schifezza qui, che io avevo fretta di andare a Budapest e non potevo cambiarlo, quindi sono andato con questo. E poi quando sono tornato da Andrea ho detto: ma guarda, questo qui mi spiace, ma fa veramente un po' cagare, possiamo studiare un logo? E dopo insieme abbiamo fatto. Con questo il sottoscritto andava all'estero, Bangladesh, India, a vendere. Ok, ma perché andavo là? Perché se fossi andato in Italia, la prima cosa che tutti mi avrebbero chiesto è: me lo fai vedere l'azienda, mi fai vedere la macchina? E non c'era niente. Invece in Bangladesh ti presenti professionale, eravamo io e il mio socio Anand, noi siamo di Morgan Tecnica e questi qui: ah certo, Morgan la conosco, era andata una settimana fa, però. E siamo riusciti a prendere i primi ordini. Io però non ho mai avuto dubbi sul fatto che la macchina funzionasse, non ho mai avuto nemmeno per un momento la percezione di tirarla sola a qualcuno, perché sapevo che avremmo fatto una cosa, che avremmo fatto una cosa che funzionava e che funzionava bene. E infatti andremo, ti porterò a vedere uno dei primi Razor che ancora oggi lavora, fra l'altro qua vicino a Brescia. Guarda, questa qui c'aveva ancora il laptop,
All'epoca lavoravamo con il laptop, non c'era computer integrato. Dal 2009, quando dicevo io lo sapevo che non avrei tirato il bidone a nessuno, andavo a vendere con il catalogo la fotografia rendering, ma sapevo che quello che facevamo sarebbe funzionato. Questa qui ha 13 anni, quasi 14 anni. La usi tutti i giorni? Tutti i giorni? 8 ore al giorno? Se non sbaglio questa è stata proprio la, o la prima o la seconda che avete fatto. Perché sono capitato là e avevo bisogno. Guarda il software. Oggi si vede che è un software datato, ma immaginate nel 2009, era molto avanti come concetti. Minimale, preciso. Icone. Bella, che nostalgia, questa è quella che ci ha fatto partire, noi grazie a questa qui siamo partiti. E sono capitato in questa azienda qui che era aperta da poco, mi ha portato un mio tecnico e dentro ho trovato delle persone competenti, disponibili, e col senno di poi devo dire che è stata una scelta azzeccata, perché la macchina è ancora lì funzionante come il primo giorno, perché ancora oggi comunque sono delle persone, nonostante l'azienda è cresciuta, sono delle persone comunque sempre disponibili, alla mano, e con gli anni poi sono quasi diventati amici, e comunque la macchina è lì da vedere. Adesso aspettiamo la legge. Il lancio del Razor. Il lancio del Razor è stato all-in. Bisognava presentarci nel modo giusto, bisognava far parlare di noi, e c'era, cadeva nel 2009 la fiera più importante che c'era ogni 4 anni, che si chiamava AMB a Colonia, e noi, da perfetti folli, abbiamo investito tutto per fare un mega stand, e quindi ci siamo presentati per il lancio del Razor con uno stand enorme, bellissimo, e abbiamo creato quello che volevamo, cioè un piccolo shock nel mercato. Tu immaginati clienti, tutti gli addetti ai lavori che vedono un nuovo player che si presenta in quella maniera. Era una spesa veramente importante, per quello che ti dico, all in. Io ricordo che Fabio mi chiedeva, ma sei sicuro? Che poi i soldi finiscono. Tranquillo Fabio, tutto fa parte del disegno, o così o lasciamo perdere. Se ci fossimo presentati come le logiche finanziarie suggerivano, cioè piccoli passi, non saremmo dove siamo adesso. Quindi io conosco un po' il mercato, conosco il marketing e sapevo che quello era l'unico modo per presentarci nel modo corretto. E abbiamo creato effettivamente quello che volevamo, molto interesse, molta curiosità, e tanti distributori sono venuti a conoscerci, con alcuni dei quali stiamo tuttora lavorando. Poi certo non è tutto oro ciò che luccica, perché se c'è una cosa che ho imparato in questi anni, che non c'è limite ai colpi bassi, non c'è limite alla cattiveria, soprattutto di certi concorrenti. Tutta esperienza. Quando abbiamo iniziato nella sede di Coccaglio, non solo eravamo pochissimi, ma non c'era nessun arredo, perché ci volevano dei mesi prima che arrivasse. E quindi le due cose che avevamo erano un tavolino da picnic che avevo portato da casa, che è qui da qualche parte, lo cercherò, e questo telefono, vedi? Questo qui era il nostro telefono con cui si chiamavano i fornitori, mio padre l'ha usato tantissimo, ancora sì, pensa. Questo qui era il telefono che era sul mio comodino, vicino nella mia cameretta dove dormivo. Era digitale, era già molto avanti. Questo telefono blu e il tavolino da picnic è come abbiamo iniziato, io questo lo conservo. E poi vedi qui ho tutti i miei telefoni, dal primo che era un Samsung, poi tutta la collezione dei BlackBerry, e poi adesso siamo arrivati all'iPhone. Questo qua lo conservo con gelosia, un bellissimo ricordo. Allora, la Morgan in realtà non è nata nel 2008, è nata nel 2007, questo non lo sa nessuno, in India, a Bangalore, io e il mio attuale socio, nonché amico, fraterno, Anand,
verso le 2 di notte abbiamo deciso di aprire questa società. In realtà nella mia testa c'era già un disegno. Lui lavorava con me alla IMA, avevamo aperto la IMA India. Io ho detto: Anand, ma tutto quello che abbiamo fatto insieme, se ripartissimo con una nuova avventura, tu mi seguiresti? E lui ha fatto due occhi così, perché poverino si era fatto un mazzo tanto, e mi ha detto la cosa più bella che un uomo possa sentirsi dire. Lui mi ha detto: Fabrizio, dovunque tu vada io ti seguo, fai te.